Domenico Mustone, benvenuto ad Agropoli, buonasera. Buonasera a lei, buonasera a tutti. Allora, Domenico Mustone negli ultimi tempi è salito alla ribalta delle cronache non per eventi sportivi, ma per essere uno dei re dei social, soprattutto su Instagram, non mi sbaglio. Ti ringrazio. No, diciamo che ho un buon rapporto con i social, mi piace scherzare, mettere video con gli amici, condividere le mie cose con gli amici, le mie esperienze, così. È un modo un po' per staccare, essere sereni e condividere con tutto il web, diciamo. Il calcio è la droga delle persone per bene, dicono. E non solo, penso un po' di tutti. È un po' una parentesi lontana dal calcio e poi ti ritrovi dalla Serie C ad Agropoli. Che è successo? Dalla Serie C. Si diceva quest'estate, insomma, che dopo l'annata dell'anno scorso poteva esserci, insomma, questo salto di categoria che da me era ben sperato da un bel po' di tempo, però purtroppo il calcio è così, un giorno ti dà, un giorno ti toglie, e ho aspettato, insomma, la chiamata giusta che non è arrivata, e non, eccetto quella ad Agropoli, perché alla fine sono contento di essere venuto qui, una società seria che si è messa subito a disposizione, che sta facendo benissimo, una squadra giovane trainata da un conducente, il mister, che in questi pochi giorni che ho avuto modo di conoscerlo mi è piaciuto molto, e quindi io mi metto a disposizione della squadra, dell'allenatore, della società, di tutta la città, e cercherò di dare il mio contributo affinché l'obiettivo venga raggiunto nel migliore dei modi. Ecco, tu venivi spesso etichettato come, diciamo, un giocatore di De Felice. Sì. È vera sta cosa? Sì, devo dire che con il mister c'è un ottimo... Guarda che ti sta guardando Luca Pecora, eh? Vabbè, ciao Luca, buonasera. C'è un rapporto molto professionale, non solo professionale, anche di amicizia, dato che grazie al mister sono 5 anni che mi porta dietro, che ha la fiducia, ritrae la fiducia in me, e io cerco sempre di darla nella maniera migliore possibile. Quindi, diciamo, sì, sono stato etichettato così, ma nel calcio, diciamo, quando si dice il figlio di... Però penso che di aver risposto sempre bene in campo. Ad oggi mi ritrovo in un'altra circostanza e ora penso a quella e cercare di portare l'Agropoli alla fine a raggiungere l'obiettivo finale, che è quello della vittoria del campo. Vorrei dare un giudizio su un ex attaccante dell'Agropoli, Angelo Scalzone. Angelo l'ho avuto come avversario a Eboli l'anno scorso. È un attaccante di grandi doti fisiche, diciamo una testa calda, da come mi hanno descritto, perché personalmente non lo conosco. Sono felice per lui che ha fatto il salto di qualità, se non sbaglio a Bisceglie, e penso che possa fare bene se si metta con la giusta motivazione, la giusta testa, perché alla fine poi le categorie bisogna affrontarle tutte nella stessa maniera, e poi se viene, cioè, che di buono, ce lo creiamo anche noi. Quindi penso che se sta lì merita quel posto. No, anche perché probabilmente anche lui già finito di fare allenamento, perché lo vediamo collegato, magari domenica segnerà un bel gol col Bisceglie. E spero per lui. No, noi spesso Marinelli, che ci ha pure la detto stampa dell'Agropoli, qua gli portiamo fortuna. Al di là di questo, vogliamo ricordare un po' quali sono le tue squadre? Io ho iniziato con la Forza e il Coraggio di Benevento, dove lottavamo per vincere il campionato, che allora lo perdemmo contro l'Empolitana, 83 punti. Eri under? Comunque, sì, no, iniziai che ero sotto under, iniziai a giocare lì. Poi dopo, l'anno successivo, giocai con loro quando lottavamo per il campionato, che era il primo anno d'under. Successivamente, l'anno successivo, sono andato alla Sarnese, poi San Biase con Mister Erra, dove poi l'ho ritrovato a Pallo della Lucania, a Jamison, quell'annata con Luca, appunto, che facemmo benissimo, che arrivavamo terzi. Poi finito l'anno d'under sono approdato a San Severo con Mister Longo, l'anno successivo con De Felice, dove sono stato per ben 3 anni fino al Madre Pietà Daunia, e l'anno scorso a Pallo sempre con De Felice, quest'anno ora alla Grotta. Longo è un cultore del 4-3-3, De Felice invece è un cultore del 3-5-2. A me piacciono entrambi i moduli. Quando io sono nato come terzino, quindi quando giocavo 4-3-3 pure con Mister Longo mi divertivo molto, perché
è molto sul molto offensivo, sui mancatori. Stai sentendo Gerardo Lombosco, fa un articolo tutto particolare, Gerardo. Sui marcatori preventivi, quindi spesso voleva che noi terzini spingevamo. Aspetta, si è appena collegato Marco Passero, quindi stai attento come parli. Marco, lei grande, Marco. Stai attento come parli, Uno dei più forti. Lo so bene, lo so bene. Di Bala. E poi dopo, dopo gli anni d'under, giustamente per necessità e virtù, ho dovuto adeguarmi in vari ruoli per sopravvivere, tra virgolette, e quindi adeguarmi come terzo centrale, un po' quinto, un po' a destra, ho fatto insomma un sacco di ruoli con De Felice, tant'è che avevo preso la sua fiducia e quindi mi ha portato sempre dietro. Mi trovo con entrambi i moduli, sia 4-3-3 che 3-5-2 piacciono tanto. Ecco, tu dici per sopravvivere, questo perché, diciamo, dopo l'avvento degli under, il post under diventa molto molto difficile. Diventa molto difficile, soprattutto in determinati ruoli, perché alla fine se sei una punta, un difensore centrale, un centrocampista, se sei bravo vai avanti e giustamente giocando bene fai anche il salto di qualità. Mentre per noi difensori, soprattutto terzini o come il portiere, è un po' più difficile, perché anche essendo bravo, anche giocando tutte le partite, poi ti ritrovi comunque che quattro giovani giustamente debbano giocare, e quindi dove sei chiamato a tappare i buchi oppure a dare, diciamo, come si dice in gergo, il di dietro, bisogna insomma adeguarsi e cercare di fare meglio possibile per ritrarre un posto. Ma gli amici più stretti ti chiamano Mimmo? Sì, mi chiamano Mimmo, sì. Sì, no, oppure perché... con il nome Instagram. Quell'altra cosa. No, perché Marco ti dice grande Mimmo, hai visto? Marco sta nel cuore. Allora, invece per quanto che concerne la tua posizione, diciamo, calcistica, Vallo della Lucania credo ti abbia dato tantissimo. Per me Vallo, come è stata San Severo, è una seconda casa. Vallo mi sono trovato benissimo con la gente, con la società, con i miei stessi compagni di squadra, alcuni li ho ritrovati dopo 5 anni, dopo il primo anno dove arrivavamo terzi, facendo il playoff con il Cosenza. Sì, Vallo per me è stata una grande parentesi. È peccato non essere neanche ritornato lì, però comunque alla fine io qui sto bene, ho un altro obiettivo e ora penso a quello e va bene così. E sono 3 giorni che tu sei arrivato ad Agropoli, l'hai trovata, come l'hai trovata? Come la aspettavi o no? Ho trovato un gruppo straordinario, devo dire, mi hanno accolto benissimo, una cittadina molto carina, sul mare poi è bellissimo, un allenatore che fa stare bene soprattutto i giovani, soprattutto anche lui ci ha integrato in maniera più che positiva, quindi mi aspettavo fosse così, perché alla fine informandomi un po' me ne avevano parlato benissimo e si respira un'aria ottima. Ecco, tu arrivi nella settimana in cui l'Agropoli ha preso un capitombolo, però è ancora prima in classifica, quindi all'interno dello spogliatoio che area ti leggi, di pressione oppure di convinzione dei propri mezzi? No, io penso che comunque vengono da 8 vittorie su 9, mi sembra, sì. Quindi questo è più che positivo, non bisogna farne una sconfitta una cosa tragica, perché bisogna, secondo me, una squadra matura debba avere equilibrio sia quando si vince che quando si perde. Il campionato è lungo, ve l'ho detto, il mister è preparatissimo, il gruppo è fatto di elementi validissimi, dove sono rimasto anch'io soprattutto stupito. Quindi penso che ci siano tutte le carte in regola, la società è solida, quindi non bisogna fare una tragedia, anzi bisogna essere sereni, questo è il mio motto, la serenità porta a tutto, e quindi avere soprattutto equilibrio e da pensare partita dopo partita e dalla prossima fare risultato e cancelleremo quello che è stato quello della sconfitta di domenica scorsa. Intanto salutiamo Angelo Migliaro, che è uno degli interpreti del settore giovanile dell'Agropoli, sta facendo molto bene, e invece Stefano Anzalone, che è uno tifoso storico della Battipagliese, ti dice l'Agropoli vincere il campionato, sicuro, vedrete, dice Stefano Anzalone. Speriamo, non voglio parlare prima dell'avvento, però abbiamo tutte le carte in regola e sicuramente ce la metteremo tutta fino alla fine, chiunque verrà qui dovrà sudare caramelle. Io devo ammettere però che il San Tommaso ha 2 attaccanti straordinari come Trimarco e Carotenuto, e l'Audax è una squadra molto esperta, molto valida, molto... molto importante, credo che proprio l'Audax sia secondo me una delle favorite per questo campionato. Entrambe squadre espertissime di categoria, con gente esperta, però
sicuramente lottano per vincere il campionato perché hanno un organico importante, ma noi non siamo da meno, quindi ce la giocheremo fino alla fine senza paura. Ripeto, partita dopo partita non, giustamente fa parte del calcio, anzi quando andremo ad affrontarle sarà uno stimolo in più per noi per capire chi siamo e anche raggiungere uno step e essere consapevoli dei nostri mezzi. Tu a un certo punto hai detto se devo proprio giocare quest'anno e se devo andare in eccellenza voglio una squadra da primato. No, dir la verità, giustamente uno spera sempre almeno di rimanere in categoria dopo 9 anni e il campionato dell'anno scorso giustamente uno si aspetta sempre il meglio, però il calcio, l'ho detto, è fatto di annate, di episodi, un giorno di dà, un giorno di toglie, e penso che calarsi anche in quella che è una categoria che non ho mai fatto ma che è comunque importante, in una squadra importante, bisogna avere la massima umiltà e pensare all'obiettivo, perché non è di certo facile. Non è detto che chi scende da una categoria superiore possa fare sempre bene, anzi secondo me bisogna affrontarla nella maniera giusta, con la mentalità giusta, mettersi a disposizione della squadra, allenatore, della società e dimostrare anno per anno che insomma ci sei e quindi dare il tuo contributo sempre. Hai fatto 9 anni di Serie D, tantissimi, nel momento in cui era forse aperta la porta del professionismo per la Serie C ti ritrovi in eccellenza, è una depressione per te o no? No, devo dire che è stato difficile e brutto quando sei a casa e vedi comunque la tua squadra dell'anno scorso, quella dove potevi andare, giocare, tu ti medesimi lì. Però poi alla fine devi farti forza, perché non bisogna mai abbandonare quella che è il fuoco interiore, insomma la passione che hai, e quindi bisogna allenarsi sempre duramente, che prima o poi sono sicuro che il frutto del lavoro ripaga. L'anno scorso tu hai giocato con Tandara. Sì, l'attaccante. Ti aspettavi un'esplosione così netta da Agropoli? Questo sta scrivendo la Divina Commedia qui. Sinceramente sì, perché pur essendo giovane Madalyn ha delle doti veramente importanti, secondo me l'anno scorso l'ha dimostrato, quest'anno l'ha dimostrato anche ad Agropoli, so che ha fatto 5 partite seconde, sta andando bene, quindi a dire il vero me l'aspettavo, perché è veramente un ragazzo con qualità importanti secondo me, anche da professionista. Tu sei di Crotta Minarda, Crotta Minarda sta facendo un strepitoso campionato in Serie D. Sono di Crotta Minarda, no, di promozione. Ah, di promozione, chiedo scusa, ho sbagliato. Sono di Crotta Minarda e anche molto tifoso di Crotta Minarda, infatti vorrei salutare il regime Red Lions, che sono gli ultra del mio paese, e la squadra polisportiva che sta facendo un campionato straordinario, con un organico straordinario, e spero che riesca finalmente dopo 3 anni a raggiungere gli obiettivi prestabiliti, e sono sicuro che ce la faremo. Crotta Minarda ha una ricca storia, io ho fatto una telecronaca a San Paolo con la Nocerino. Per andare in D. Sì, con allora, Vergazzola allenatore. Sì, allora in eccellenza la squadra era un organico molto importante, allora io ero un bambino, mio padre è andato a assistere insomma alla partita, peccato che non vincemmo, però da allora si spera di riuscire di nuovo ad andare in eccellenza, e lo spero con tutto il cuore per il mio paese e per la squadra. Cioè io feci tutta la telecronaca della partita, di quella partita, sì. Fra l'altro là c'era un po' il Calitri che avevano portato a Crotta Minarda. Sì, diciamo l'asse centrale, con Volpe, Salvatore dietro. Non ricordo come si chiamava. Sì, sì, di Sicilia degli Alburni. E spesso mi chiamano, sì. Sì, li portarono insomma in quel Crotta che è stato il massimo della categoria del mio paese. Guarda che si è collegato niente po' di meno che Ramon Taglianetti. Lo sai, lo conosce Ramon Taglianetti? No. Di nome? No, no, l'ex no. DS dell'Empolitana dell'anno scorso, il leader dell'Empolitana. Ah, sì, scusa. Che salutiamo naturalmente. Buonasera, scusate. Allora, tu ti riferivi a Rocco Felice Laudato, Sì, sì. Lo incontrai a Rocco qui qualche sera fa al Birmania di Agropoli, loro qualche volta vengono da queste parti. Sì. Dicevamo che tu, ho parlato del tuo paese, perché? Perché noi qui siamo nel Cilento, e dato che tu comunque a Vallo ci hai giocato, da premettere che personalmente ho grandissima stima dell'ambiente di Vallo, ma si avverte all'interno dello spogliatoio o dell'ambiente di Vallo la rivalità con Agropoli? Nello spogliatoio diciamo, vabbè, tra giocatori è una cosa normale,
più che altro tra cittadinanza, sì, ah, si avverte un po' di derby ci sta, ma il bello del calcio è, diciamo, è la parte romantica del calcio, quindi è anche bello che esistano i derby, che esista questa specie di competitività, e speriamo che l'anno prossimo ci sia il derby. Beh, quest'anno sono quattro, diciamo, i vallesi, fra virgolette, che sono venuti ad Agropoli. Insieme a te è arrivato Damiano Manzillo, il bravo Graziani, e c'è Madalin. E Madalin Tandara. Però c'è un retroscena che nessuno vuole dire, ma che, diciamo, che se qui ci abbiamo detto stampa che ci controlla, e che, diciamo, l'arrivo di Damiano Manzillo ad Agropoli è stato, diciamo, tramato anche da Galietta. Questo non lo so, te lo dico io. Le dinamiche non le conosco. Sono contento di aver trovato Damiano, che è una persona eccezionale, è stato un grande capitano per me, e all'interno spogliatoio è una persona importante, quindi ritrovarlo anche per il terzo anno, tra virgolette, il primo anno a Pallo l'anno scorso e quest'anno, per me può essere soltanto che un piacere. E l'anno scorso è andato in doppia cifra, se non mi sbaglio, da difensore centrale, 10 gol, tanta roba, alla Scirea andava in doppia cifra. Sì, Damiano è forte, ha un bel piede, sa calciare bene le punizioni, i rigori, gestisce bene la palla, cioè non sono io qui che deve stare a giudicare, lo sapete tutti, è alla luce di tutti e addetti ai lavori, quindi non si discute con il giocatore. La società cosa l'ha detto l'Agropoli? Vieni, si vuole vincere il campionato, o non te l'ha detto? Non comment, pesca la manzina di coniglio. Però questo lo puoi dire, ti ha strappato comunque una promessa per l'anno prossimo. È stato fatto un certo tipo di discorso, nel caso riusciamo a raggiungere l'obiettivo, per me non può fare che piacere, perché la società è seria, sono messa a disposizione, io sono contentissimo di essere qui. Vediamo il futuro, ora pensiamo ad oggi e cerchiamo di step by step. La squadra è buona, hai trovato una buona squadra, adesso siete proprio molti che arrivate dalla Serie D, dalla categoria, sì, superiore. Oltre a noi, io penso che la squadra già sia valida, gioca un calcio bellissimo, il mister è bravissimo su questo, a me piace, personalmente piace come insomma idea di gioco. Noi con la nostra esperienza speriamo di apportare qualcosa alla squadra, ma penso che l'organico già era valido e quindi non possiamo fare altro che contribuire e essere contenti di far parte di questo magnifico e spettacolare gruppo. Ci chiedono se per domenica sei già disponibile. Io sono disponibile per il mister, ovviamente mi sto mettendo sotto per raggiungere la forma fisica dato il periodo di inattività, cerco di fare gli straordinari, qualora il mister vorrà insomma adoperarmi, io mi farò trovare pronto. Per chiudere, Agropoli è una città che sotto l'aspetto calcistico vive una depressione enorme, ci sono poche persone allo stadio, e poi è fisiologico un po' in tutta Italia, però ad Agropoli questa cosa è un po' più rimarcata. Ci sta, perché dopo le aspettative giustamente dell'anno scorso, dove si è lottato per la vittoria del campionato, e vederlo sfuggire per un pugno di mosche all'ultimo, per tante vicissitudini, un po' per la penalizzazione, un po' per le partite in sé per sé, brucia. Però speriamo che a lungo andare riusciremo a portare questo entusiasmo che manca a questa popolazione, perché merita altri palcoscenici e merita un calcio importante. Ne approfittiamo per chiederti qualche notizia, se la vuoi dare. Manzillo domenica sarà della partita, secondo te? Non lo so, è disponibilità dell'allenatore, quindi deciderà l'allenatore. Non so se, perché il mister è bravo a tenerci tutti sulla massima concentrazione, non far capire bene insomma chi scenderà in campo domenica. Siamo tutti a disposizione dell'allenatore, farà lui le sue scelte e noi, qualora verremo chiamati, saremo pronti. Io l'ho detto stampa, qui sarà convocato, pensi, Manzillo? È convocabile, sì, dico? Sì, sì, si è allenato, quindi se il mister lo dà fortuno sarà della partita. Va bene così, noi stiamo anche aspettando, intanto si è collegato pure l'ex direttore generale Franco Di Biasi, che poco prima ha accolto Mostone con un abbraccio. Fra l'altro diciamo subito che la partita è alle 15 domenica prossima. Il San Vito Positano è una squadra tosta, eh. Non bisogna vedere la classifica, ogni partita è una storia a sé, loro appunto perché
sono giù in fondo classifica, verranno qui come l'ultima spiaggia. Noi ci dovremo far trovare pronti dalla squadra matura, dovremo affrontarla con la giusta determinazione, perché ogni partita va affrontata con la giusta determinazione, indipendentemente da chi è primo, chi è ultimo, chi è terzo, chi è quarto. E se l'affronteremo nella maniera più giusta possibile, con alta concentrazione e consapevole dei nostri mezzi, potremo fare il risultato. Grazie dunque a Domenico Mustone, neo acquisto dell'Agropoli, appuntamento alle prossime. Grazie a voi, buonasera a tutti.